buongiorno, buon sabato, bentrovati a Mattino 6, la quotidiana rassegna stampa. Iniziamo subito dai nostri giornali, partiamo da quelli regionali, in particolare iniziamo con le quattro edizioni provinciali del centro, questa è la prima pagina di Pescara. Schianto in auto, ferito un bimbo, Pianella, il piccolo di 5 mesi, era con la madre, è stato ricoverato in ospedale. E poi nelle cronache, via Battisti, sempre in Pescara, affari crollati, mercato coperto a rischio chiusura, il crollo degli affari spinge gli operatori del mercato di via Battisti a prendere posizione, il comune ci garantisca parcheggi e vigilanza o porteremo i nostri banchi in altre zone della città, anche la pelletteria Fava chiude i battenti, colpa dell'isola pedonale, denuncia il titolare. E poi il caso Montesilvano per la farmacia, un'offerta anche da Francavilla, e novità a Chieti, casa popolare estratta a sorte al disoccupato. Poi l'autopirata è un bus dell'ARPA, donna travolta ed uccisa nell'Aquilano, è stato sequestrato un mezzo dell'ARPA. E a centropagina lo sport con il calcio di Serie B e il Pescara in primo piano, attacco con Benali, Caprari e la Padula contro la Ternana. Il Pescara si affida alla banda Bassotti per il riscatto, dunque un attacco tutto fatto di tecnica e rapidità per il Pescara. Di spalla politica e crisi, le spese dei sindaci, rimborsi no, paghiamo di tasca nostra, questo è l'articolo di Edoardo Amato. Nel taglio basso della prima pagina del centro troviamo il Buongiorno Abruzzo, firmato questa mattina da Simona De Leonardis. Il titolo è La grande guerra del telefonino in classe. Andiamola a leggere insieme. Stipati negli zaini, nei cassetti, negli armadietti, in una scatola raccoglitore, oppure esposti muti sulla cattedra in un rituale che ogni mattina è sempre lo stesso. Scuole e professori ci provano in tutti i modi ad inibire i telefonini. Il grande fratello organizzato e diretto da ragazzini dai 12 anni in su, che con la scusa di essere sempre reperibili da mamma e papà, con quegli aggeggi registrano, cliccano e condividono su Facebook e WhatsApp immagini e video scattate e registrati all'insaputa di prof e coetanei presi di mira durante le ore di lezione. Si chiama cyberbullismo, la prepotenza virtuale che miete vittime vere e che nonostante tutti gli sforzi della scuola si ripete quotidianamente in qualche istituto della città. A Pescara, ad esempio, in una media hanno dovuto mettere i bagni sotto chiave per arginare quella terra di nessuno da cui partivano fotose e ricatti. Eppure i telefonini si consegnano all'entrata spenti e finiscono tutti in una scatola che il povero insegnante deve custodire pregando che non se ne rompa o non se ne perda neanche uno. Come succede? Lo dicono gli insegnanti, che hanno come unica arma note e sospensioni. Colpa dei genitori, i primi a chiederci più severità e però i primi a comprare ai figli cellulari top e a telefonarli in classe, magari solo per dire oggi si mangia dalla nonna. Andiamo sotto la testata del centro per vedere il richiamo dal nazionale che riguarda un altro monito lanciato da Papa Francesco: preti, attaccate ai soldi. Il Papa ha detto troppi sacerdoti e vescovi sono legati al denaro. E poi c'è l'articolo di Bruno Manfellotto, la Banca Vaticana, crocevia dei misteri. Cambiamo edizione provinciale, adesso andiamo a vedere l'apertura delle altre prime pagine del centro. Adesso ci sposteremo sulla prima pagina della edizione di Chieti e Provincia per vedere anche qui qual è il titolo scelto per aprire il giornale. La casa popolare estratta a sorte, notizia che abbiamo già visto sulla pagina di Pescara. Chieti, l'alloggio assegnato a un disoccupato, tra gli esclusi c'è Daita. Nelle cronache, accusato di furto in Ortone e Lanciano, parroco indagato per l'oro sparito, il PM lo assolve. Per gli ex voto di San Rocco spariti dalla parrocchia di Orsoni e poi venduti, e indagato l'ormai ex parroco Don Mario Persoglio, ma la procura ha deciso di chiedere l'archiviazione perché non c'è reato. Ad Atessa invece è stata ritrovata la corona della Madonna venduta a pezzi. In Lanciano, consiglieri reticenti, il PRG bloccato dai redditi tenuti nascosti. E poi in Chieti, offese al Marrucino, Brignano scostumato, indigna la città.
Andiamo adesso avanti con la lettura delle prime pagine. Adesso ci spostiamo sulla prima pagina della edizione Teramana per vedere anche qui il titolo di apertura scelto dal centro per raccontare la provincia Teramana ieri. Caporale a giudizio per peculato, l'ex direttore dello zoo profilattico accusato per i doppi rimborsi. Nelle cronache, il caso immigrati, lezioni sospese per quieto vivere ma false accuse. Secondo il preside del centro educativo per adulti, sono infondate le accuse rivolte agli immigrati che frequentano i corsi di italiano alla scuola elementare Noè Lucidi di aver fumato spinelli, ma dopo la protesta dei genitori ha sospeso i corsi per evitare altre polemiche. In Val Vibrata, a Sant'Egidio, oggi l'addio al ragazzo morto in auto. In L'Aquila, donna morta travolta, autopirata? No, un bus dell'ARPA. E poi a centropagina i funerali di Ernino D'Agostino che si sono tenuti ieri nella chiesa di San Nicolò. Folla ai funerali dell'ex presidente della provincia. Ernino, scusaci, la politica ti ha lasciato solo. Questa è una parte del discorso tenuto dall'attuale presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, all'uscita del feretro dalla chiesa. Ci sono stati, insomma, alcuni ricordi di D'Agostino, tra cui quello anche di Renzo Di Sabatino. Chiederei a questo punto alla regia, facciamo un piccolo cambio di scaletta, di recuperare proprio il servizio sui funerali di Ernino D'Agostino, che è morto mercoledì mattina a 55 anni dopo aver combattuto contro una lunga malattia. È morto all'ospedale di Teramo. Allora vediamo se è pronto il servizio per osservarlo insieme. Amici, compagni di partito ed avversari politici e tanta gente comune ha reso l'ultimo saluto questa mattina ad Ernino D'Agostino, ex presidente della provincia di Teramo, scomparso mercoledì mattina all'età di 55 anni dopo aver a lungo lottato contro un male incurabile. La cerimonia funebre si è tenuta all'interno della chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Nicolò a Tordino ed è stata celebrata dal vescovo di Teramo Atri, Monsignor Michele Seccia. Nell'omelia, Monsignor Seccia ha ricordato la passione e la dedizione che D'Agostino ha sempre mostrato nel corso di tutta la sua attività amministrativa come segretario del Partito Comunista, da consigliere provinciale, poi da presidente dell'ente ed infine da militante del Partito Democratico e nella battaglia all'interno del Sunia e Federconsumatori. Della capacità di comprendere problemi, le proposte, il modo di mettersi al servizio della comunità e di esercitare il proprio ruolo, proprio in spirito di servizio. Parole scontate, credo, per me no. Ecco perché questo momento deve essere un momento di riflessione per tutti. Al termine dell'esequio un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro e poi c'è stato spazio anche al ricordo di quanti hanno vissuto e condiviso la passione politica di Ernino D'Agostino. Ha vissuto momenti difficili il presidente D'Agostino, dal punto di vista politico ed anche dal punto di vista umano, ma non ha mai dimenticato da dove proveniva e le ragioni del proprio impegno. E il momento più difficile non è stato quando ha perso una competizione politica. Il momento più difficile è stato quando, dovendo cimentarsi in un nuovo percorso lavorativo, in una nuova vita, lui è stato costretto ad abbandonare la politica e l'attività istituzionale. Da questo punto di vista, la comunità politica a cui io appartengo, e me compreso, sono stati colpevolmente assenti e io oggi anche a loro nome. Oggi anche a loro nome io chiedo scusa. Ciao Ernino, sei stato un esempio per tutti noi.
Andiamo avanti con la lettura delle prime pagine, adesso resta da vedere l'ultima delle quattro edizioni provinciali del centro, quella della provincia aquilana. L'autopirata è un bus dell'ARPA Montereale, verifiche sul mezzo sequestrato, oggi funerali a Marana. E poi nelle cronache, omissione di soccorso in Avezzano di Pangrazio Junior, il PM chiede l'archiviazione, il PM della Procura di Avezzano ha chiesto l'archiviazione del procedimento a carico di Giulio di Pangrazio, il figlio del sindaco di Avezzano Gianni. Il 29enne è stato denunciato dai carabinieri per non aver adempiuto all'obbligo di fermarsi e prestare assistenza dopo un incidente in Sulmona. ASL provinciale, vaccini pronte, 50.000 dosi anti-influenza. E poi nello sport, calcio scommesse, l'Aquila deferita, in arrivo altre penalizzazioni. A centropagina l'inchiesta sul progetto Case, un progetto pieno di guai, altro balcone in bilico, ieri ci sono stati dei sopralluoghi da parte dei tecnici. E poi Fucino Marrakech no stop, reportage con i braccianti e venditori che tornano in Marocco. Andiamo a vedere adesso la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero, così avremo anche un'altra visione per quanto riguarda le notizie odierne. L'ondata di furti non si ferma, questo è il titolo di apertura del Messaggero. Pescara, svuotata una villetta, i vicini chiamano le forze dell'ordine, ma le pattuglie erano impegnate. Nel Chietino, raid notturno nei bar, 5 locali ripuliti dai malviventi in appena un'ora e mezza. E poi ad Atessa, al Comproro, la corona rubata e fatta a pezzi è stata ritrovata dai carabinieri. Scendiamo a centropagina, all'Aquila, nuovo allarme a Preturo, un altro balcone pericolante nel progetto Case. E sempre all'Aquila, Cialente cerca di dividere l'IDV, Filipponi dice no a Mastro Mauro, le giunte comunali in crisi, alta tensione all'Aquila e Giulianova. E poi in questo trafiletto, regione un mutuo per pagare i debiti, la regione accende un mutuo per pagare parte dei debiti e il Movimento 5 Stelle attacca la giunta. Nel taglio basso, caporale a processo, zooprofilattico senza pace, Enzo Caporale va a processo per truffa e peculato. Andiamo a vedere anche di spalla, Scanno ricorda Papa Wojtyla con un sentiero di 800 alberi abbellito e piantumato, il percorso di 4 km visitato dal pontefice nel 2003. Sotto la testata, Il giorno e la notte, Prayer, Barattelli e Sinfonica unite nel nome di Carloni. E ancora Farinetti, Serra e Augias, sabato a Tre Stelle per il Festival delle Letterature dell'Adriatico. E ancora il calcio, Pescara aspetta la Ternana, l'Aquila invece alle prese con l'inchiesta Dirty Soccer. Andiamo a vedere adesso la prima pagina della città, del quotidiano della provincia di Teramo, titolo di apertura che riguarda lo sport. Campitelli, sogno la rivincita per i tifosi, il patron del Teramo parla del processo estivo e delle prospettive biancorosse in campionato. E poi, sempre per quanto riguarda il Teramo, il punto sul Teramo di Federico De Carolis, fiduciosa speranza, questo il titolo dell'articolo. E a centropagina, calcio scommesse con la foto di Ercole Di Nicola, le fatiche di Ercolino, questo il titolo di apertura, l'Aquila sotto inchiesta per 12 partite. Torniamo adesso alla cronaca. Sotto la fotonotizia, sospesa la scuola d'italiano per i migranti, Teramo, i genitori della Noè Lucidi l'hanno avuta vinta. Di spalla, truffa e peculato, caporale a processo per i doppi rimborsi all'IZS. Ancora discarica, sotto accusa la puzza porta i 5 Stelle fino a Grasciano. Sotto la testata, i funerali di Ernino D'Agostino l'abbiamo visti in precedenza, mia colpa della politica, l'abbiamo lasciato solo, questo è il richiamo dell'attuale presidente Renzo Di Sabatino. Nel taglio basso invece, arte ceramica, cielo d'Italia sulla scia di Castelli, presentazione oggi al Parco della Scienza. Lasciamo i quotidiani regionali, adesso apriamo una finestra invece sui quotidiani nazionali. Iniziamo dal Corriere della Sera. Sferzata del Papa, basta faraoni e arrampicatori. Nell'inchiesta un funzionario di Palazzo Chigi, ancora una volta
nell'omelia a Santa Marta il Pontefice ha richiamato insomma, la Chiesa ad una maggiore attenzione all'uso del denaro e soprattutto ad una maggiore povertà. E poi il reportage nello scalo paralizzato dopo l'attentato tra i turisti spaventati di Sharm costretti a partire senza bagaglio. Andiamo avanti, la Repubblica. Aerei, allarme ISIS, Putin si arrende, alt ai voli in Egitto, la scatola nera ha registrato un'esplosione a bordo, un piano di Mosca per colpire i terroristi islamici. A centropagina il summit per il clima, Obama blocca il mega oleodotto, vittoria verde alla vigilia di Parigi. Andiamo avanti, la Stampa. Renzi, faremo il ponte sullo stretto ma prima le emergenze del sud. Messina di nuovo senza acqua, interviene la protezione civile. A centropagina, la scatola nera dell'Airbus registra un'esplosione, gli 007 temono nuovi attentati, noi prigionieri in paradiso, ora fateci ritornare a casa, Egitto. Mosca ferma i voli, migliaia bloccati nell'aeroporto di Sharm el-Sheikh. Andiamo ancora avanti. Sole 24 ore, sia il decreto salva regioni, deficit spalmati in 30 anni, si cambia argomento ovviamente sul quotidiano economico, il governo disinnesca il buco prodotto dalla gestione irregolare dei fondi per pagare i fornitori, manovra, il PD rilancia la flessibilità sulle pensioni, infatti sono arrivati gli emendamenti alla legge di stabilità da parte del Partito Democratico. Scendiamo nel taglio basso della pagina, sale la fiducia sulla ripresa americana, creati in ottobre 271.000 nuovi posti di lavoro, Stati Uniti, disoccupazione ai minimi, tassi al 5%, il più basso dal 2008, Fed verso la stretta, vola il dollaro. Continuiamo con il Messaggero. Attentati, voli sospesi per l'Egitto. Dopo la strage nel Sinai, anche la Russia interrompe i collegamenti aerei. Caos a Sharm, incubo bomba, dalla scatola nera si sente un'esplosione. Gli 007 dicono rischi di nuovi attacchi. A centropagina, il Papa, che tristezza questi vescovi affaristi, spunta un altro corvo, Bergoglio, non possono vivere da faraoni, Vatilix 2, c'è un funzionario di Palazzo Chigi tra le carte dell'inchiesta. Dopo la tragedia di Roma, il giovane si è costituito a Treviso, ciclista ucciso da un minorenne, ma il pirata Rom è già in libertà. Il Giornale adesso, massacrate in casa dai ladri per 300 euro, due donne prese a bastonate dai malviventi nella loro abitazione, sono in fin di vita, questo è il titolo di apertura. E poi la lezione del Pontefice, triste vedere vescovi e sacerdoti che invece di servire cercano il denaro, queste le parole di Papa Francesco, ma nel sondaggio la Chiesa resiste, il 60% si fida ancora. Libero. Il salva regioni lo paghiamo noi, questo è il titolo di apertura. Renzi vara un decreto per dare 20 miliardi agli enti sull'orlo del fallimento. Si tratta di un prestito che andrà restituito a suon di tasse locali in barba alle assicurazioni del Premier che intanto straparla di ponte sullo stretto di Messina. E poi con questa vignetta c'è anche Marino nelle case del Vaticano, per i cardinali son tuguri, fatecele vedere. Questa è la posizione di Libero. Andiamo adesso a leggere il Tempo. Ecco i verbali dei giocatori della Roma, minaccia allo stadio, gli interrogatori di Totti, De Rossi, De Santis e Iturbe, l'avvocato degli ultra, giusta la protesta sul derby, scontro tra Gabrielli e Tronca. Dunque è un titolo differente rispetto a quelli che abbiamo visto fino ad ora. E poi la consulta boccia Monti, apre un buco da 1,5 miliardi, tutti in banca a cambiare le lire. E ancora sotto la testata il carteggio sulla casa del cardinale Bertone, le lettere al bambino Gesù e il ruolo della ditta per la beneficenza. Ancora bufera proprio sulla casa del cardinale Bertone. Il Mattino. Irene, medico indagato per omicidio, lascio Napoli, è dunque una notizia che riguarda il capoluogo partenopeo. E poi a centropagina sud, il PD in campo per il bonus lavoro, regioni e Sannio arrivano i fondi, ancora aereo l'ordigno era nei bagagli per quanto riguarda gli esteri e il disastro dell'Airbus.
Andiamo all'Avvenire, vite da veri credenti, ovviamente in primo piano il richiamo del Papa nell'omelia a Santa Marta e nell'intervista a un giornale per Senza Tetto, un invito alla coerenza e un monito contro la corruzione. Il richiamo del Papa, no a esistenze faraoniche, triste vedere consacrati attaccati al denaro. Andiamo al Fatto Quotidiano, ponte sullo stretto, Renzi e Vespa, nuovo contratto con gli italiani, il Premier non lo annuncia alle Camere ma a mezzo busto, intanto le manovre di Lotti per non far esplodere NCD, l'Alfaniano Gentile pronto a rientrare alle infrastrutture. A centropagina, Marino spalle al muro, subiva le nomine sporche dal PD, Roma va sciolta per mafia, la relazione dei prefetti bocciata dal governo. Adesso andiamo a vedere insieme lo sport nazionale prima di passare al meteo. Rapidamente, questa è la prima pagina della Gazzetta dello Sport, titolo di apertura che riguarda il Milan. All'oro in bacca il colombiano da record, nei primi 800 minuti il bomber ha segnato 6 reti con soli 9 tiri, facendo meglio dei fuoriclasse come Van Basten e Ibra. Intanto stasera a San Siro arriva l'Atalanta e sotto la testata tutti con Vale, Rossi applausi a Valencia, però mi rode, dice Valentino, fischi per Lorenzo, subito il più veloce. Andiamo al Corriere dello Sport. De Laurentiis dice tutto, il segreto del mio Napoli, non abbiamo più paura, ora giochiamo per divertirci, lo scudetto a marzo sapremo. In merito è di Sarri, in passato sentivo solo le scuse per i risultati non positivi. E poi il Milan all'assalto e domani è derby, mica con l'Atalanta per la quarta vittoria, Bologna-Verona, cresce l'attesa per Roma-Lazio. Andiamo ancora avanti. Bianconeri a Empoli tra rimonta e mercato, Saponara, Vali e la Juve, e questo si chiede tutto sport. Il gioiello dei toscani è da tempo un osservato speciale, ma la sua valutazione supera i 20 milioni di euro e domani deve convincere Marotta, cena tra i senatori juventini e l'Apo Elkan. Sotto la testata la sfida tra i due tecnici accende, Toro-Inter, Ventura e Mancini segretissimi, Ferrante ci pensa Quagliarella. Andiamo al meteo adesso con il collegamento con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. E dunque la domanda è di rito e anche un po' scontata, dici che tempo farà nel weekend a te? Beh, sicuramente come avevamo già anticipato nei giorni scorsi avremo condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato, sarà un weekend all'insegna del bel tempo su gran parte della nostra penisola e sulla nostra regione dove splenderà il sole, tuttavia ovviamente ci sarà la possibilità di banchi di nebbia stavolta al primo mattino soprattutto sulle zone interne, quindi nell'Aquilano, durante le ore più fredde della giornata. Da segnalare quindi questo fenomeno che potrebbe riproporre anche nei prossimi giorni localmente anche sul versante orientale della nostra regione, in particolar modo durante le ore più fredde della giornata. Quindi avremo un dominio anticiclonico, la presenza di una vasta area di alta pressione che tenderà ulteriormente a rafforzarsi sul Mediterraneo centro-occidentale e ciò impedirà da un lato l'arrivo di perturbazioni atlantiche, ma favorirà, come anticipato poc'anzi, condizioni di tempo stabile prevalentemente soleggiato, tutt'al più qualche annuvolamento di passaggio, ma ripeto, la caratteristica principale di questa fase anticiclonica sarà il clima mite da un lato soprattutto sulle zone collinari, altocollinari e montuose, ma nelle pianure e nelle valli saranno possibili banchi di nebbia soprattutto durante le ore più fredde della giornata e alla luce dei dati attuali a nostra disposizione non si prevedono sostanziali variazioni anche nel corso della prossima settimana, almeno fino a giovedì, venerdì l'alta pressione continuerà a interessare la nostra penisola e la nostra regione favorendo appunto un tempo, un bel tempo, un clima mite con temperature al di sopra delle medie stagionali, soprattutto sulle zone collinari e montuose e comunque ecco come ribadito poco fa la possibilità di nebbia in ulteriore intensificazione localmente anche sul versante orientale della nostra regione, Alfredo. Giovanni, si è parlato di una estate di San Martino, ci vuoi spiegare che cos'è, se è vera questa questo titolo che è stato dato al periodo che stiamo vivendo?
Beh, sicuramente diciamo ci sono le condizioni proprio, sono le condizioni ideali perché per estate di San Martino si intende quando quel periodo che solitamente entro la prima decade del mese di novembre è caratterizzato dalla presenza di una vasta area di alta pressione che favorisce condizioni di bel tempo. E quello che sta accadendo adesso, questa volta come si dice tra virgolette, la tradizione, chiamiamola tradizione, è rispettata perché l'alta pressione dominerà incontrastata anche nei prossimi giorni e favorirà una condizione di bel tempo in un mese che solitamente comunque è caratterizzato dall'arrivo di perturbazioni atlantiche. Insomma, adesso godiamoci questa lunga fase di tempo stabile prevalentemente soleggiato, però ecco, io pongo sempre l'attenzione a quello che potrebbe poi accadere successivamente dopo una fase di clima mite, insolitamente mite sulla nostra penisola. Insomma, l'arrivo di perturbazioni caratterizzate da masse d'aria piuttosto fredda, perché ormai le temperature a latitudini settentrionali si sono decisamente abbassate, ecco, potrebbero esserci fenomeni anche di una certa consistenza. Ovviamente non sono in vista perturbazioni di rilievo, almeno fino alla giornata di venerdì, quindi insomma in tal senso vorrei rassicurare un po' i telespettatori, però ecco, ovviamente porre anche l'attenzione al fatto che potrebbero esserci dei fenomeni intensi, ovviamente al primo serio peggioramento autunnale al freddo. Giovanni, sulle temperature cosa ci puoi dire? Quali saranno insomma i valori, posto appunto che dovrebbero esserci temperature abbastanza primaverili, per così dire? Esattamente, non tanto nelle pianure e nelle valli, perché ovviamente ci saranno le cosiddette inversioni termiche, cioè farà più caldo sulle zone collinari e montuose, mentre l'aria fredda, essendo più pesante, tenderà a stazionare, a persistere nelle conche, nelle valli e nelle pianure. Quindi freddo al primo mattino su queste zone, ma il clima mite ovviamente interesserà le zone collinari, alto collinari e montuose, localmente i valori supereranno anche i 20 gradi, quindi una situazione questa anomala, in tal senso anomala, perché ovviamente siamo nell'ordine, le temperature andranno nell'ordine di 4-6 gradi al di sopra delle medie stagionali, quindi questo non va bene, nel senso che la persistenza di questo tipo di situazione potrebbe poi successivamente dare fornire energia a possibili peggioramenti che potrebbero poi essere anche più intensi del normale, Alfredo. Continuate allora a seguire Mattino 6, continuate a seguire ovviamente il sito di abruzzometeo.org per avere tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni meteo sulla nostra regione. Poi ci sono anche, ormai l'avete imparato, i due siti Facebook di Abruzzo Meteo che vediamo in questo istante con la regia di Gianni D'Areo e poi la pagina di Giovanni De Palma, la sua personale, dove ovviamente potete anche interagire con Giovanni che sarà lieto di darvi tutte le risposte che cercate. Grazie ancora a Giovanni De Palma, al quale auguro una buona giornata e un buon weekend. Grazie Alfredo, una buona giornata e un buon fine settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Noi ci fermiamo per un break pubblicitario, poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6 dedicata all'approfondimento delle notizie dalla nostra regione. Vi aspetto. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6, torniamo ai quotidiani abruzzesi, ripartiamo dal Messaggero nella pagina Abruzzo Regione, mutuo per pagare parte dei debiti, variazione di bilancio, Pettinari dice è folle, Paolucci invece commenta no, serve per rimetterci in regola, un'operazione da 100 milioni di euro e il consigliere Pentastellato annuncia battaglia all'emiciclo. E poi ieri c'è stato un confronto tra CISL e Assessore alla Sanità, sempre Silvio Paolucci, sulla riforma del settore sanitario. Andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Renzetti. Maurizio Spina, cosa chiede la CISL all'assessore alla sanità Paolucci per quanto riguarda la sanità abruzzese? Noi non possiamo assolutamente perdere la qualità nell'ospedale, nel servizio, anche perché se no i cittadini abruzzesi vanno altrove, rischia di aumentare la mobilità passiva e come il cane che si morde la coda, sulla sanità ritorneremo a vecchie tensioni sul piano dei bilanci. Quindi è un tema delicato che noi vogliamo approfondire, così come è indispensabile completare la rete della sanità territoriale.
insomma, l'attenzione sui presidi ospedalieri rimarrà alta nei cittadini se continuano a capire che l'unico livello dove possono avere assistenza è nell'ospedale. Se invece però i distretti e gli ambiti vengono completati come abbiamo chiesto, vengono riorganizzati, le assistenze e le cure domiciliari si possono fare, come avviene in altre parti d'Italia, e le RSA vengono riorganizzate, ecco, noi possiamo avere una sanità territoriale che attutisce l'attenzione per quanto riguarda il ruolo degli ospedali e permette una sanità all'interno delle comunità che è più governabile. Una conferenza importante, un confronto importante quello di oggi con la CISL. Per quanto riguarda invece gli ospedali, la situazione dei punti nascita, a che punto siamo? Ma intanto è un confronto importante perché entriamo in un momento decisivo. Il piano di riordino previsto anche dal DM70 per l'offerta ospedaliera, ma anche il patto della salute 14-16, è un impianto che consente una radicale innovazione in sanità, direi anche rivoluzionaria, quindi è molto importante confrontarsi. Il percorso nascita ha dato grandissimi risultati. Io davvero partirò da qui. Noi abbiamo avuto 15 mesi di polemiche, però per la prima volta dopo 40 anni abbiamo delle sale nuove e in sicurezza a Teramo, a Pescara, a Chieti, a Lanciano, a Basso, all'Aquila, a Avezzano. Oggi partorire in Abruzzo è decisamente, con la rete STAM e la rete STEM, più sicuro di prima. Oggi partorire in Abruzzo significa avere delle sale operatorie non solo accoglienti e belle, ma in numero sufficiente rispetto alle possibili emergenze. Cambiamo argomento. Sulla pagina Abruzzo del centro turismo religioso, il punto a Lanciano a 50 giorni dall'anno santo saranno i cammini, l'anima del giubileo. Roma verrà divisa in 3 percorsi a piedi attraverso le basiliche verso la Porta Santa. L'Abruzzo abbraccerà i pellegrini sulle orme di Tommaso e degli altri itinerari sacri. Scendiamo nel taglio basso, Airc cioccolatini per battere il cancro. Oggi in molte piazze abruzzesi si potrà contribuire a finanziare la ricerca contro la malattia. E poi c'è un reportage del centro sul ritorno a casa dei migranti con braccianti e venditori sul bus che li porta in Marocco. 2 giorni e mezzo di viaggio fra Italia e Francia fino alla Spagna per il passaggio in nave. Con i passeggeri un bazar di valigie, merci e beni di prima necessità, ma anche oggetti da rivendere. Il viaggio in pullman, scomodo e costoso, si spende 200 euro, 4 volte il biglietto dell'aereo, il vantaggio e il bagaglio fino a 40 kg. E poi i lavoratori del Fucino dall'alba nei campi per 2,50 euro l'ora. Andiamo adesso avanti, andremo a vedere insieme la pagina di Pescara. Ponte del Cielo in primo piano, il progetto bocciato, il comune però dice di voler andare avanti. Ieri mattina c'è stato un vertice con il governatore D'Alfonso per studiare come superare il parere negativo della soprintendenza. L'ente non rinuncia, come detto, all'opera e la soprintendenza resta per il momento sulla sua posizione. Il Ponte del Cielo è incompatibile con la nave di Cascella, che dista poche decine di metri. La soprintendenza spiega il diniego, il progetto contrasta con il paesaggio e l'opera dell'artista. Andiamo a vedere insieme l'intervista realizzata sempre da Paolo Renzetti ed Enzo Del Vecchio. Questa mattina in una conferenza di servizi già programmata abbiamo fatto il punto della situazione anche sulla scorta dell'intervenuto preavviso di diniego da parte della sovrintendenza. Con i tecnici, i nostri dirigenti, con gli esperti abbiamo verificato che le osservazioni fatte dalla sovrintendenza sono superabili. Sono superabili perché ci sono gli elementi, perché quelle osservazioni non risultano essere così cogenti da ritenere che il Ponte del Cielo vada ad interferire con la linearità di quel tratto di spiagge, di quel tratto di litorale della città di Pescara. Quindi immediatamente ci stiamo già attivando per formulare le nostre controdeduzioni e speriamo, ci auguriamo che la sovrintendenza prenda atto delle osservazioni che faremo e possa non rivedere il parere negativo, ma dare un parere positivo alla realizzazione di quell'opera straordinaria che andrà a valorizzare ancor di più quel tratto di spiaggia. Problemi anche per l'eventuale ristrutturazione dello stadio adriatico Giovanni Cornacchia? Anche qui rileviamo che la sovrintendenza intende porre un vincolo sull'intera opera perché la ritiene
che ci siano stati i giochi del Mediterraneo, perché sia intitolata a Giovanni Cornacchia e altre ragioni che adesso non so. Riteniamo anche in questo caso che insomma si vada un po' oltre e si tenga conto soltanto di alcuni particolari che pure dobbiamo tenere in considerazione, perché non vogliamo demolire né memoria e né storia architettonica di questa città, ma sicuramente non può non tenersi conto di quelle che sono le modificazioni economiche e sociali di una realtà che insomma anche la sovrintendenza deve farsi carico. Andiamo avanti. Mio marito è malato di SLA da giugno, sussidi bloccati, l'appello accorato alla regione della moglie di un 73enne paralizzato. È difficile andare avanti, dice l'assessore Sclocco. Ha spiegato, c'è un ritardo, presto arriveranno i fondi. E poi ieri a Francavilla i funerali di un 32enne Francesco De Nicola, dipendente della società Valagro, morto nel sonno. Nella sua casa di Francavilla il giovane è stato tumulato nel cimitero di Ripa Teatina. Andiamo ancora avanti. Gli studenti e i telefonini, prof filmati in classe, foto OSE per i ragazzi, note sospensioni. Abbiamo letto nella prima parte il Buongiorno Abruzzo di Simona De Leonardis proprio su questo argomento. Anche nelle scuole pescaresi la gestione dei cellulari è diventata una battaglia quotidiana, ma molti dirigenti provano la carta della formazione con corsi sul corretto uso degli smartphone. Andiamo adesso su Via Battisti per parlare di commercio in crisi, sempre a Pescara, parcheggi e vigilanza, o il mercato chiuderà, appello degli operatori, affari crollati del 50% e affitto troppo caro nella struttura da poco rimessa a nuovo. Anche Fava si arrende, colpa dell'area pedonale, il titolare della pelletteria costretto a chiudere i battenti dopo 15 anni di attività. Abbiamo chiesto invano al comune di consentire la sosta per 20 minuti. Andiamo avanti adesso e restando sempre a Pescara cambiamo argomento. Il Museo delle Genti è costato al Comune 4 milioni in 20 anni, polemica sulle spese sostenute dall'ente per la fondazione, mentre i dipendenti continuano a rimanere senza stipendi. Domani all'Aurum non solo stelle, ci sarà lo show per telefono amico, raccolta fondi per aiutare il nuovo servizio per persone in difficoltà. E poi scoppia un incendio sulla nave cisterna, ma è un'esercitazione, addestramento in mare per esaminare i possibili pericoli. C'erano guardia costiera, vigili, finanza, polizia e volontari. Commercio, lavoratori in sciopero nel taglio basso di questa pagina. Stamattina a San Giovanni Teatino corteo e flash mob per il contratto. Andiamo sulla pagina di Francavilla, si schiera con il PD, anche il PD locale a sostegno del sindaco Antonio Luciani dopo l'endorsement da parte del segretario regionale Rapino. Il segretario di Francavilla Viani esce allo scoperto con una dichiarazione su Facebook, critiche dall'opposizione per il fatto che i democratici sono stati per anni contro il sindaco. Andiamo sulla pagina di Montesilvano adesso. Ora la farmacia comunale fa gola, offerta in extremis da Francavilla. Il comune riapre fino al 16 i tempi per le domande. E poi interventi di riqualificazione, stanziati 60.000 euro per le aree verdi. Parliamo adesso del fiume Saline, c'è ancora la salmonella, divieto di pesca e di prelievo d'acqua. L'esperto, non creiamo allarmismi. Andiamo avanti, la pagina di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara, bimbo di 5 mesi ferito nello schianto, frontale tra due auto a Pianella, il piccolo se la caverà con 30 giorni di cure, anche la mamma è finita in ospedale. E poi sempre per quanto riguarda Pianella, frattura del bacino, finisce sotto al rimorchio mentre raccoglie le olive nei campi. Andiamo in basso nella pagina, espropri, il comune pagherà 461.000 euro, manopello stangata per l'ente dopo un lungo braccio di ferro con la famiglia Simonelli. A Penne il bosco Caracciolo rinasce con i rifugiati, a Popoli via libera ai lavori nel teatro. Adesso andiamo sul Messaggero. E andiamo a recuperare la pagina di L'Aquila. Cialente ora cerca di spaccare l'IDV,
Si torna ovviamente a parlare della crisi al comune aquilano. De Santis: se dissentire è interpretato come un atto di lesa maestà, questa non è democrazia. Mi auguro che non ci rimetta la città. Il sindaco chiede implicitamente ai due consiglieri Di Nicola e Durante di prendere le distanze dall'assessore cacciato, cioè Lelio De Santis. Le deleghe lasciate andranno in parte al vice sindaco Trifuoggi, mentre il turismo Pelini Rifondazione ieri sera ha rifiutato. De Matteis: il vero motivo dello scontro è il debito milionario con la Banca Sistema. Questa è la lettura di De Matteis. Il ribelle non avrebbe voluto avallare l'operazione di debito fuori bilancio. Andiamo nel taglio basso. Moroni per 3 mesi, assessore abusivo, lo ha stabilito l'Autorità Nazionale Anticorruzione, a rischio di nullità i provvedimenti presi in quel periodo. E poi Petrucci sollecita interventi, donna morta sequestrato, un bus ex ARPA. Si indaga ovviamente sulla morte di Antonietta Durastante, 62 anni, investita a Marana di Montereale. Andiamo avanti. Sempre all'Aquila, progetto case, altro balcone pericolante, il caso sempre accese di Preturo come qualcuno aveva previsto. Sono state avviate le procedure per trasferire le due inquiline, mamma e figlia, in un alloggio differente. La replica: l'amministratore di condominio a giudizio per corruzione respinge tutte le accuse, l'avvocato, l'indagata non riveste il ruolo di incaricato di pubblico servizio. Il comune parte civile contro Bertolaso, questa è la notizia che riguarda il processo Grandi Rischi bis. Poi ancora, palazzo del benzinaio, demolizione vicina, lo stabile sarà del tutto rinnovato con portici pubblici e negozi che affacceranno sulla villa comunale. Andiamo alla pagina di Avezzano sul Mona, ad Alfonso: il mio piano per la Marsica in testa, ospedale e ferrovia. L'appassionato discorso sulla città dell'ospite Gianni Letta, che poi difende il sindaco e le tante croci di Pangrazio. A Palazzo Torroni, alla partecipata giunta tematica della regione Abruzzo. Andiamo adesso a recuperare insieme la pagina di Chieti, restando sempre al quotidiano Il Messaggero. Tra mal di testa e allergie, in tribunale ora serve l'ARTA dopo l'incendio. Problemi respiratori e visivi, i dipendenti dicono che è colpa di polvere e fuliggine, per questo vogliono verifiche puntuali. E poi raid notturno, la gang dei bar, 5 colpi in 1 ora e mezzo, dopo Lanciano si riconosce la mano della stessa banda, 3 locali ripuliti a Casa Canditella, poi San Martino e Rapino, al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Nel taglio basso, altre 7 vittime del ladro seriale negli uffici pubblici, e qui vedete la foto della sede del comune di Chieti. Lanciano va stortona, la pagina del Messaggero. Vertenza Golden Lady, ultimo appello ad Alfonso. I sindacati denunciano lo stato di stallo delle trattative per la riconversione. 300 lavoratori sono senza lavoro. Rucci della CGL: ora la regione si prenda la responsabilità di certificare che la vertenza è finita e che non ci sono soluzioni. Sotto accusa dei dipendenti, gli annunci dei politici, le istituzioni dicono non si fanno vive. Scendiamo nel taglio basso, accordo tra Capitaneria e Nautico ad Ortona, gli studenti potranno essere ospitati a bordo delle unità attraccate. Andiamo adesso sulla città per vedere insieme anche qualche notizia dalla provincia teramana e da Teramo Capoluogo. Apriamo con i funerali ieri di Ernino D'Agostino. La politica si scusa: Ernino, ti abbiamo lasciato solo. Renzo Di Sabatino, l'attuale presidente della provincia, nel suo discorso ha detto: il momento più difficile è stato quando sei stato costretto a lasciare, e noi tutti ti abbiamo lasciato colpevolmente da solo. Andiamo ancora avanti. A Teramo, caporale a processo per i rimborsi degli ZS, doppio rimborso per i viaggi a Loie di Parigi, per la procura si tratterebbe di truffa e peculato. Andiamo ancora avanti. Nessuno scheletro nel pozzo di Corso San Giorgio, utilizzati i droni per l'ispezione nel sottosuolo con la sovrintendenza, escluse interferenze con le fogne. Pozzo artesiano, rinvenuto un'opera degli anni 30-40 di nessun interesse storico, potrebbero essercene delle altre.
E poi il traffico, ZTL, multe sbagliate ai varchi, mercoledì confronto con la ditta dopo la minaccia di denuncia del comune. Andiamo avanti, sospesa la scuola d'italiano per i migranti, niente protesta dei genitori alla Noè Lucidi dopo i problemi di promiscuità con gli studenti delle elementari. Ipogeo, martedì la riunione su cosa farne, sempre restando a Teramo, completate le sale di Piazza Garibaldi, non c'è progetto sulla loro destinazione. Quattro idee, Pomante dice discoteca, la Morroni, Marroni, dice enoteca, la Luca Antoni un caffè letterario, Campana un Ivan Garage. Torniamo indietro nella lettura della città, perché adesso passiamo allo sport, però parliamo prima di cronaca sportiva. Sotto inchiesta le 12 partite di Ercolino, l'Aquila Calcio nei guai per il calcio scommesse, la società e l'ex dirigente Ercole Di Nicola deferiti alla Procura federale. Sono 29 le società e oltre 50 i tesserati tirati in ballo dai deferimenti della Procura federale, situazione pesante per l'Aquila che dovrà rispondere delle gare contestate al suo ex dirigente teramano Ercole Di Nicola. 16 responsabilità oggettive e 4 presunte per le 12 partite nelle quali è coinvolto l'ex dirigente dell'Aquila Calcio. Le reazioni, Chiodi, mi batterò fino alla fine, la Tortorella prepara la difesa, il presidente dell'Aquila Calcio non molla, illegale, antigiuridica, una responsabilità per gare in cui l'Aquila non è scesa in campo. E adesso parliamo del calcio giocato, andando sulla pagina dello sport del quotidiano Il Centro, perché oggi si gioca in Serie B e gioca il Pescara, la 12ª giornata contro la Ternana. Oddo, il Pescara può battere tutti, dipende solo da come giochiamo noi, ha detto il tecnico che tra poco ascolteremo nella conferenza stampa. Si appresta a restare in panchina Cocco, che però, dice Oddo, va sostenuto. Il tecnico rilancia Zampano in difesa, tornano Verra e Mandragora a centrocampo, c'è l'ex Zanon tra i rossoverdi. Allora, vediamo insieme le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo allo stadio Adriatico Cornacchia alle 15, arbitra Valerio Marini di Roma 1. Il Pescara con Fiorillo tra i pali, Zampano, Fornasier, Zuparic e Crescenzi in difesa, Selasi, Mandragora e Verre a centrocampo, Benali dietro le due punte, La Padula e Caprari. La Ternana dovrebbe rispondere con Mazzoni in porta, Vitale, Meccariello, Gonzales e Zanon in difesa, Busellato e Valiant i due mediani, Furlan, Falletti e Gondo e in avanti la punta Ceravolo. Allora andiamo a vedere insieme la conferenza stampa pre-gara di Massimo Oddo. Eviterei, anche se è abbastanza normale, eviterei di fare un caso Cocco. Io credo che sia abbastanza umano che un giocatore da cui ci si aspetta molto, che è arrivato con tante aspettative, con tante prerogative, possa trovare un momento di difficoltà in cui, nel momento in cui non riesce a dare quello che può dare. Torreo è un giocatore fortissimo, l'ho lanciato io, ci mancherebbe. È un giocatore fortissimo, un giocatore importante, molto importante, ma è un giocatore di 18 anni che, a mio avviso, e non solo mio ma anche del mio staff, faccio allenamento tutti i giorni, ha passato un mesetto di non propria lucidità mentale. Adesso sta tornando ad essere sereno, sta meglio. Io fortunatamente ho Mandragora in quel ruolo che sta facendo benissimo, Bruno ad Ascoli che sembrava Xavi. E quindi in quel momento, in queste circostanze, ho fatto altre scelte. Io dentro di me sto portando avanti un progetto, il progetto che richiede una precisa identità, che è quella di creare un gruppo, perché non è la prima volta che lo dico, secondo me se tu hai delle individualità e del talento puoi vincere le partite, ma con il gruppo vinci i campionati. Noi stiamo cercando, attraverso tanti aspetti, di cercare di creare un gruppo, di far sentire tutti importanti,
perché sono tutti importanti, non perché li voglio creare io, cioè se non possono dare non danno. E quindi per far sì che tu possa motivarli devi fare tante piccole cose che a volte sono incomprensibili al fine di creare un qualcosa di importante. In Serie B ci sono 22 squadre, almeno 18 verranno a fare questo tipo di partita. Perché? Perché ci conoscono, perché sappiamo, tutti sanno le qualità e il valore di questa squadra e quindi tante partite saranno così. E domani mi aspetto più o meno una partita di questo tipo, cioè di una squadra che avrà una, cercherà di avere un'ottima organizzazione di gioco, di chiudere gli spazi, stare compatti, corti e poi cercare qualche ripartenza. Non possiamo e non dobbiamo fare l'errore di sottovalutare una squadra in questi momenti nei bassi fondi della classifica, perché è una squadra che ricordo due settimane fa al 32esimo vinceva 3-0 con il Bari in casa. Avenatti è un buon giocatore, ma io continuo a dire che il pericolo più grande siamo noi. Nell'anticipo di ieri il Bari è balzato al terzo posto con la Salernitana che si è inchinata a Maniero e Valiani, partita finita 2-1 al San Nicola con i gol di Maniero, Donnarumma e appunto Valiani. Restiamo sempre in Serie B, andiamo in casa della Virtus Lanciano, in difficoltà di Cecco a Perugia, più cattiveria, il centrocampista allo spogliatoio sarà la nostra arma per rialzarci. Lanciano scenderà in campo domani nel posticipo alle 17:30. Camplone dice deciderà un episodio, il doppio ex sia gli Umbri che la Virtus sperano in una classifica migliore. Nel taglio basso di questa pagina, calcio a 5 al Pala Roma alle 18:30, il clou è il derby di Montesilvano, la matricola di Ricci affronta l'acqua e sapone dell'ex Mammarella. E poi la prossima settimana Di Nicola nella squadra arbitrale della UEFA Futsal Cup a Pescara. Andiamo in Lega Pro adesso, verso Teramo Arezzo, tecnici agli antipodi, il Mite Vivarini sfida il Vulcanico Capuano, l'allenatore dei Toscani, i biancorossi sono la squadra più forte del girone B insieme alla SPAL, e invece noi andiamo ad ascoltare adesso Vincenzo Vivarini. Beh, abbiamo potuto lavorare una settimana, già le altre settimane abbiamo accennato qualcosa, infatti abbiamo sempre proposto in partita in corsa. Abbiamo le caratteristiche per poter farlo. Bisogna collaudare i movimenti, bisogna sincronizzare i reparti su tante fasi della partita. Quindi, però in questa settimana l'abbiamo focalizzato abbastanza bene, la squadra ha risposto anche abbastanza bene, quindi molto probabilmente partiremo così. Sì, sì, ma perché ci vogliono delle qualità in fase offensiva per cercare di essere più bravi nella fase di sviluppo, di chiusura del gioco. Ed è per questo che diciamo, ci stiamo orientando a trovare delle soluzioni diverse in fase offensiva in base alle caratteristiche dei giocatori che quest'anno abbiamo a disposizione. Però è chiaro che dobbiamo essere sempre molto veloci, molto bravi nel cercare di trovare quegli spazi che magari riusciremo a trovare e di sviluppare diciamo, nel modo migliore le giocate che abbiamo provato. Insomma. E noi l'anno scorso potevamo fare a meno di mezze ali che si inserivano perché comunque avevamo due attaccanti che avevano sostanza in avanti e quindi potevi sopperire all'inserimento dei centrocampisti. L'unico che magari in questo modulo qua è meno portato è Paolucci, che è un altro giocatore molto molto interessante, però lo si può sfruttare sia da esterno d'attacco se vuoi avere magari un po' più di copertura e anche come tutta fascia, che lui è uno che ha grande corsa e quindi può ricoprire questi due ruoli. Adesso parliamo dell'Aquila, i rossoblu domani in campo a Pisa, l'Aquila Perrone ha il dubbio del modulo, la partenza questa mattina alla volta della Toscana, alla luce delle assenze ci potrebbe essere un cambio, scusate, un cambio di modulo dal 4-4-1-1 al 3-5-2.
Andiamo adesso in Serie D, ma cambiamo testata, passiamo sul Messaggero. Chieti, sorrisi e strette di mano, niente Ortona, sì all'Angelini. Ieri pace fatta tra la società Nero Verde e il Comune di Chieti. Vediamo il servizio. Pace fatta tra il Comune di Chieti e la Chieti Calcio dopo l'annuncio di ieri della società Nero Verde di emigrare ad Ortona per le gare casalinghe del campionato nazionale di Serie D a causa delle pessime condizioni del terreno di gioco del Guido Angelini. Questa mattina c'è stato nella sala stampa dello stadio di Viale Abruzzo una conferenza stampa congiunta del sindaco Umberto Di Primio e del patron del Chieti Giorgio Pomponi per sancire la tregua e porre le basi per affidare alla società la gestione dell'impianto. Il 15 novembre Chieti Giulianova si disputerà dunque regolarmente al Guido Angelini. No, uno fa pace quando litiga, abbiamo litigato io Umberto, perciò non nel modo più assoluto. Sicuramente sono state trafugate alcune frasi dette, da quest'altra parte c'era il malcontento, il comune mai menzionato, noi eravamo soltanto indispettiti dall'atteggiamento da parte dell'Atletica e basta. Ma ha detto bene lui, nessuna guerra, soltanto forse un eccesso di passione da parte di entrambi, perché entrambi vogliamo la stessa cosa, vogliamo vincere il campionato, lo vuole vincere lui perché è il presidente della Chieti Calcio, lo voglio vincere io perché sono il sindaco di Chieti e sono tifoso della squadra della mia città. Questo è quello che abbiamo forse ecceduto nel dichiarare, ma al di là di questo c'è la volontà ferma da parte dell'amministrazione, che vede nella gestione della Chieti Calcio una chance per anche il futuro dell'impianto dell'Angelini, e soprattutto c'è una grande voglia di dare la possibilità alla nuova società della Chieti Calcio di utilizzare l'impianto anche per fare più grande il Chieti. Allora, sotto il profilo tecnico-giuridico noi dobbiamo trovare il modo per fare sì che la Chieti Calcio possa gestire l'impianto in modo da rientrare dell'investimento che farà. Per far questo c'è bisogno di una garanzia all'eventuale accesso al credito sportivo o a finanziamenti di altro genere. Il Comune non poteva farsi garante di questa cosa, la società si farà garante anche di questo, quindi diciamo che il Comune ha avuto il massimo del risultato possibile, addirittura più di quello che poteva sperare. La Chieti Calcio si graverà di un ulteriore gravame, ma questo, se è finalizzato a realizzare il progetto nel quale loro credono e noi crediamo ancora di più, credo che si possa tranquillamente andare avanti. È tutto per quanto riguarda Mattino 6, grazie per averci seguito fino ad ora. Mattino 6 ovviamente tornerà lunedì puntuale alle ore 7, mentre il TG6 questo pomeriggio alle 14 e poi alle 19. Vi ricordo anche l'appuntamento per seguire le partite, la partita del Pescara di Serie B con diretta stadio alle ore 15 circa. Grazie ancora e buona giornata.